Vediamo ora il pistol squat, che prevede una partenza in flessione dell'anca, ginocchio esteso, e un lavoro monopodalico in cui cerco di arrivare alla massima accosciata possibile senza rimbalzi. Lasciamo qualche frazione di secondo nella fase appunto di massimo allungamento in eccentrica per risalire tutto di forza. Il pistol squat è un esercizio molto complicato da eseguire, soprattutto per un discorso di mobilità articolare, soprattutto a livello della tibiotarsica, quindi la caviglia deve essere in grado di flettersi molto per non sollevare il tallone e per non perdere l'equilibrio. Per riuscire ad arrivare intanto ad eseguire questo esercizio, vediamo quali esercizi potrebbero essere utili come progressione didattica. Il primo esercizio che si può fare è una abbinata tra un closed squat, quindi una accosciata a ginocchia e piedi uniti. Se riesco ad arrivare in questa posizione mantenendo i piedi a terra, è già un inizio, è già potenzialmente possibile eseguire un pistol squat. Da qui posso eseguire un pistol squat balance, quindi da questa posizione estendo prima con appoggio, poi senza appoggiare, prima un ginocchio sinistro, poi quello destro, e ritorno. L'altro upgrade potrebbe essere uno step up hill, quindi mi metto in questo caso su uno step, eseguo sempre una flessione dell'anca e con la stessa dinamica in cui potrei eseguire un pistol, scendo mantenendo sempre l'appoggio del piede sullo step fino a toccare il pavimento e ritorno. Questo è un primo esempio. Poi posso usare un'assistenza anche in questo caso in eccentrica, quindi mi metto davanti a un ipotetico rialzo, eseguo il mio pistol squat, la mia eccentrica arriverà fino a dove avrò la capacità di mantenere la posizione, la forza e l'equilibrio. Poi risalgo ed eseguirò la mia fase eccentrica. Una volta imparata la mia fase eccentrica, ho due opzioni. Posso ad esempio scendere e partire dalla squat pistol balance, da qui, e utilizzare un rialzo per darmi lo spunto per salire. Quindi questa è un'opzione. Oppure eseguire completamente la fase eccentrica del pistol squat e da questa posizione utilizzare appunto ancora uno spunto per la fase di risalita.